Collegamento con lo studio di Ilaria Chiosi, delegata di Cassa Forense. Buona giornata, Chiosi. Buona giornata. Allora, siccome quando parliamo con Ilaria Chiosi, lo abbiamo fatto anche in passato, ci siamo sempre occupati dei problemi di pari opportunità, perché ci sono avvocati, avvocatesse, avvocate, ditemi voi come volete essere chiamate, barra mamme, e avvocati. Quindi anche voi senza reddito. La situazione, cioè, diciamo che corre su binari paralleli se non intersecanti, perché gli avvocati mamme devono fare quello e quell'altro e magari si trovano anche con un fatturato molto molto ridotto. Esatto, la problematica, diciamo, è ormai è annosa e la conosciamo, il fatto che le donne in generale rispetto agli avvocati uomini guadagnino molto di meno, i redditi, i rapporti Censis che sono annuali ormai ce lo dicono e questo dipende, lo sappiamo, da tanti fattori, dal tipo di materie che vengono trattate, dal fatto che spesso appunto le donne si dedicano di più degli uomini alla cura della famiglia. E per famiglia non intendo solamente famiglia con figli, ma anche dei genitori spesso che hanno problematiche. In questo momento di difficoltà che ha colpito trasversalmente tutti gli avvocati, a prescindere dal reddito, a prescindere dall'età e dal sesso, e questo lo dobbiamo dire, è ovvio che le donne che si trovano in questa situazione sono maggiormente gravate dalla situazione di chiusura dei tribunali e di chiusura delle scuole. Mi permetto di dire, questo è un pensiero mio personale, che lo Stato non ci ha aiutato molto in questo, perché è vero, sono state fatte, come dire, il bonus babysitter piuttosto che altro tipo di pensiero, però non è vicino ai lavoratori in generale, comunque i liberi professionisti in particolare, che si devono, come dire, districare tra la vita tutti i giorni, quindi la famiglia, i figli e il lavoro. Io personalmente sono, tra virgolette, fortunata perché avendo un marito libero professionista noi ci alterniamo. Nel senso che la scuola è chiusa, io stamattina sono qui con voi, mio marito è con mio figlio a fare le lezioni con il portatile, no? Quindi diciamo la fortuna è quella, ma c'è chi ha delle situazioni in cui si va a lavorare perché si è dipendenti, non si può prendere ferie perché si sono presi finora, per esempio, per stare a casa, e si trova a non avere nonni, non avere aiuti, non avere sostegno di nessun tipo, è normale che è in difficoltà. Quindi in una situazione come questa, ovviamente, le donne che avevano già un reddito più basso si trovano ad avere redditi sempre più bassi e a non sapere spesso come fare a ricevere i clienti piuttosto che a sbrigare quelle che sono le incombenze normali dell'attività che sta riniziando e che si spera rinizi sempre in maniera più forte, diciamo così, per riattivare la nostra economia, ovviamente. No, Quindi no, questo è un problema. speriamolo vivamente, anche se al momento davvero di udienze se ne vede davvero poche, se non quelle con trattazione cartolare. Ora speriamo di scollinare, come si suol dire, questo fatidico 31 maggio, sperando che giugno ci porti in dote maggiori udienze e più tranquillità dal punto di vista della curva epidemiologica. È chiaro che in qualche modo con il virus ci dovremo convivere, è proprio per questo che dovremo adattarci, cioè non possiamo utilizzare. Cioè non possiamo andarci per il sottile, bisogna tornare a lavorare perché è vero che dal virus bisogna proteggerci, ma anche dalla mancanza di economia e dalla mancanza di mercato. Sicuramente, questo è ovviamente è inevitabile. Devo dire che, e questo mi sento di Certo. dare una lancia a favore di Cassa, ovviamente Cassa sta dal suo punto di vista non solo di ente esattore, come molti la definiscono, ma anche nel suo ruolo sociale e di assistenza sta cercando di stare vicino a tutti gli avvocati, ovviamente con le risorse che ha e nei limiti di quelle che sono le normative che regolano Cassa. Sappiamo ci sono i controlli dei ministeri, sappiamo che ci sono dei problemi di sostenibilità sul periodo che devono essere rispettati, quindi nell'ambito di questi limiti Cassa sta cercando di venire incontro con delle iniziative pro avvocati, pro tutti avvocati, nel senso che sono stati fatti dei bandi, che voi sapete, il bando numero uno nei confronti delle persone fisiche, il bando numero uno nei confronti delle persone giuridiche, per cercare di dare aiuto anche laddove l'aiuto solitamente non arriva, perché solitamente tutti i bandi sono fatti in ordine di reddito.
Okay. Mentre il bando numero due per le persone fisiche e giuridiche sta cercando di dare aiuto anche a coloro che in studi più grandi hanno solitamente redditi più alti ma pagano più spese degli altri, quindi si sta cercando di non fare arrivare un aiuto a pioggia a tutti indistintamente e minuscolo, no? Come spesso anche il nostro presidente Nunzio Luciano ci ha detto, ma far arrivare degli aiuti mirati a coloro che effettivamente hanno necessità, e come dicevo prima, appunto, la necessità in questo momento è di tutti, non c'è più quello ricco, non c'è più quello meno ricco, siamo tutti in questo momento tutti impoveriti, tra virgolette, tutti Chiosi, volevo chiederle questo: come risponde a coloro, e sono tanti, non solo giovani avvocati, che chiedono a Cassa Forense non solo di svolgere il suo ruolo previdenziale, ma anche quello assistenziale? No, è giusto che Cassa Forense svolga questo ruolo. Negli ultimi anni c'è stata una svolta epocale, posso dire, nel cambiamento di Cassa nei confronti di tutti gli iscritti, e questo è fondamentale. È ovvio che bisogna vedere cosa vogliono, perché io, che sono abbastanza social, leggo i commenti che vengono fatti, i post magari che io cerco di pubblicare per dare un'informazione, e li pubblico, devo dire, senza nessun commento, quindi in maniera astratta, no? C'è questa cosa, vi informo che c'è questa cosa, a qualcuno servirà, a qualcuno non servirà. Allora, i commenti sono: è inutile che abbiate sospeso il pagamento, vi faccio un esempio, dei contributi. Assolutamente. Lo dicono anche a noi, lo dicono anche a noi. Allora, è umano ed è normale. Assolutamente. Sono vicina, perché anch'io sono nella stessa barca di tutti gli altri, a tutti coloro che lo dicono. Però io voglio far capire questo, cioè voglio far capire oggettivamente che c'è un problema di fondo, per cui con i soldi di Cassa, che sono i nostri soldi, i soldi di tutti coloro che li versano, i soldi degli avvocati, Cassa deve pagare le pensioni. E se adesso si dessero via tutti i soldini, cioè, come dire, congelando, passatemi il termine, un anno di contributi, in questo momento ci aiuterebbe sicuramente a ciascuno di noi, bene? Però non sarebbe quello il risultato finale, perché Cassa probabilmente andrebbe in default. Ci sarebbero dei problemi grossissimi e non si potrebbe più, a parte che ad oggi è vietato, perché vi dicevo ci sono delle normative che devono essere rispettate, ma non si potrebbe fare a prescindere in questo momento, perché si andrebbe a danneggiare tutti coloro che devono percepire la pensione. E questo lo dico soprattutto nei confronti, io probabilmente la prenderei comunque, no? Perché comunque già più di 20 anni certo, faccio l'avvocato, quelli che hanno una carriera, diciamo, più avanti non ci sono problemi. Andrebbe a danneggiare soprattutto coloro che si lamentano di più, cioè i giovani che forse, e io lo capisco, sono quelli in questo momento insieme alle donne in più difficoltà, perché se uno ha già iniziato, come dire, la carriera da qualche anno, gode della rotazione delle entrate, no? Per cui te mi devi pagare oggi, non mi paghi oggi, mi paghi domani, però ce n'è un'altra. Chi non ha lavoro o ha pochissimi clienti, è pacifico che soffra ancora di più di questa difficoltà di chiusura, perché se i clienti sono tre, quei tre non pagano e non si mangia, non si torna a casa la sera. Cioè, io lo capisco, cioè, nel senso, quello che vorrei spiegare è che Cassa è fatta di persone, non è un ente astratto, bene? È fatta di persone, con il nostro presidente, il nostro consiglio d'amministrazione, che si impegnano giornalmente, io vi dico veramente in maniera anche superiore alle loro possibilità, perché fanno dei sacrifici enormi. Forse questo non traspare, non lo so, perché si vedono solamente le iniziative che si vogliono vedere, no? E si leggono come si vuole, però vi posso dire che veramente il lavoro che Cassa sta facendo e che continuerà a fare, perché come si diceva prima, Massimiliano, non è finita l'emergenza e non si sta... Ah, no, assolutamente. Noi ora siamo contenti, presi dall'entusiasmo, appunto si va dal parrucchiere, si va a comprare la prima cosina che si vuole comprare, per dire si torna alla normalità, ma ancora non è finita, quindi sarà lunga, quindi bisogna stare tranquilli, chiedere, perché se c'è bisogno di chiedere, Cassa e noi delegati sul territorio siamo disponibili a rispondere, però alcune cose ad oggi non si possono fare oggettivamente, perché sarebbe un danno per tutti. Sì, quindi Cassa Forense almeno in questo momento non può diventare un ente assistenziale, questo è il messaggio che mandiamo. Sì, non ci si può sostituire a quello che dovrebbe fare lo Stato, cioè i famosi 600 euro che, se Dio vuole, sono stati estesi a tutti coloro che ne avevano bisogno. Per avere questi 600 euro di... Beh, 35.000 avvocati, per la verità, non hanno visto nulla, eh. Sì, ma stanno arrivando, nel senso che speriamo. C'è stata un'estensione, ma ti dico, ieri pomeriggio mi ha chiamato un collega che
aveva mandato la domanda avendone diritto al quinto giorno, no? Perché non aveva avuto il pollice veloce. Anche questo non è molto democratico dal punto di vista dell'Inps, permettere di dirlo, avvocato, è il click day, è l'antidemocrazia che possa esistere. È l'antidemocrazia, però purtroppo noi ci siamo trovati ad avere una, come dire, delle linee guida, mi passi il termine, certo, da seguire. E ovviamente, sapendo che questo non era giusto, abbiamo eseguito quello che ci dicevano di fare. Quindi nel momento in cui Cassa si è trovato davanti a questo problema, non vi dico il presidente, ma anche gli organi addetti a questo, quante volte si sono interfacciati con il governo, e finalmente siamo riusciti a spuntare la possibilità di avere un'ulteriore somma. E diceva appunto il collega, mi ha scritto che dopo è arrivata la cifra, era tutto contento perché gli avevo detto che sarebbe arrivata. Quindi diciamo altri colleghi, un'altra collega di Firenze, lo stesso. Per cui diciamo, io mi rendo conto che sia difficile, ma se il governo ci fosse stato più vicino, forse Cassa si sarebbe potuta dedicare di più ad altre cose che ne sono più consone. No, assolutamente. Tra l'altro, mentre stiamo parlando, vorrei ricordare che è in corso la diretta dal Senato del voto di sfiducia nei confronti del guardasigilli Alfonso Bonafede. Quindi la situazione è assai critica, il governo è più che sulla graticola, perché comunque si sta parlando degli impasti, sta parlando di elezioni anticipate, si sta parlando soprattutto di grave situazione economica per i conti del paese. I mercati finanziari ci stanno pressando quotidianamente, e quindi la situazione è molto molto complicata. È chiaro che poi tutto si riverbera a cascata sulle singole professioni, sulle singole categorie e sulle singole casse ed enti previdenziali professionali, perché uno si attacca a quello che più vicino ha. Lo Stato purtroppo, ce lo passi avvocato, ma è visto come un ente assolutamente astratto. Questa è la percezione e la paura di ogni cittadino e di ogni professionista. Noi la ringraziamo come delegata di Cassa Forense del Foro di Firenze, Ilaria Chiosi. Buona giornata, avvocato. Grazie a voi, a presto, arrivederci.